Buongiorno a tutti. Buongiorno anche da chi sta dietro alla telecamera. Siamo tornati. Era ora, perché È passato un po' di c'è tempo. una zazzera qua che quando mai? Quindi andremo a fare il ritocco estivo, anche se di quest'estate bislacca, anche adesso si sta annuvolando fuori. Però noi ci portiamo avanti e facciamo una bella pulitura di nuca, nape shave all'inglese. Quindi puliremo bene la nuca, facciamo un bob corto dietro e lungo davanti. C'è un bel po' da pulire lì dietro, quindi ci lavoreremo lì, puliremo bene, macchinetta e rasoio. Ma cosa ha fatto di bello, cara dottoressa Altea? In Quando? questo periodo che non ci siamo visti. Ho mangiato e sono ingrassata come un vitello. Bene, grazie della notizia, è quello che tutti volevano sapere nel canale YouTube. Niente, abbiamo fatto un trasloco, siamo in una nuova, cioè, cambiato casa, non c'è più la poltrona che Ora. verrà montata perché adesso finalmente il tappezziere ha fatto tutti i lavori nuovi di pellame, adesso sta poi a noi montarla con quelle 12.000 vitine e poi rimetterla in sesto, per adesso è ancora in garage, ok? Ma niente, tra un po' passiamo ai fatti e quindi, cara, un saluto al forum a tutti gli amici. Mofuyu, ciao. È lei che non risponde alle email, dice che non fa più niente, basta, ciccia, non voglio più. Ma perché? Il motivo l'avevo anche già spiegato forse in un altro video. Perché c'è gente che non riesce a capire che una passione è non una questione di vita e che mi manda 3.500 messaggi su Facebook, nella mail, e diventa poi una roba assurda. Oppure ragazze o pseudo ragazze che continuano a subissarmi di domande. Ma non ti obbliga? Perché non ti obbliga a tagliare i capelli? Cioè, dopo un po' mi infastidisco. Nessuno mi obbliga. Ciò che faccio lo faccio per mio piacere, punto. Va bene. Ok, un saluto a Cele che sta viaggiando per il mare Ciao Egeo, Cele! forse se non è in compagnia di Schettino. Un saluto ai vari Slice, Teresa, a tutti A quelli che tutti conosciamo, quanti, sì. Fabi, Pinarde, tutti quella serie di C, amici. Che non ci vediamo tra un po', ma Our Fate is Day, Teresa e le sue olive ascolate che ecco, sono una roba. l'Our Fate is Day è un casino da piazzare perché non ci sono più location. Ho visto ieri la Carmen, le è dispiaciuta, ma a parte la mamma che non sta bene, varie problematiche, non si riesce a fare. E quindi, bon, se non troviamo un barbiere o parrucchiere adeguato, amico, che capisca la filosofia dell'Our Fate is Day, al momento rimaniamo nel ricordo di quelli fatti finora. OK, ragazzi, ok, al prossimo video Andiamo a si lavora. Bye iniziare. bye, ciao, ciao, ciao mamma, ciao.